Siamo qui alla Carish con Riccardo Costarelli. Adesso ci presenta alcuni marchi chitarristici molto interessanti. Allora, possiamo iniziare magari subito da qua, dove possiamo vedere le Zemaitis, famose chitarre degli Utah Ottoni Zemaitis, intarsiate a mano nel legno e nel ferro, metallo. Sulla parte di amplificatori invece Aiden, un nuovo marchio abbastanza nuovo, la nostra distribuzione è abbastanza recente, totalmente valvolari, made in UK. Interessantissimo ad esempio è questa, la piccola testata valvolare 30 watt classe A, totalmente hand wired e con possibilità di switchare in modalità stealth per selezionare le valvole e dimezzare la potenza. Molto comoda anche perché viene fornita con borsa morbida inclusa. Per Godin invece presentiamo in anteprima la nuova Fifth Avenue Kingpin Cutaway, terza della serie Fifth Avenue, che presenta due pickup B90 e la spalla mancante. Altra novità interessante invece sono per la parte di chitarre elettriche le nuovissime Session, che si piazzano su un prezzo al pubblico di meno di 500 euro, e le Progression, che riprendono il disegno e l'idea della più prestigiosa Passion, ma con elevata qualità. Per Ramirez invece stiamo presentando la nuova chitarra serie Del Vino, si chiama, ispirata appunto ai barili del vino, e possiamo vedere il fondo in tulipiere e rovere, legno appunto usato per la barrificazione del vino. Bass, novità presentata quest'anno, appunto il famoso bassista di Red Hot Chili Peppers ha presentato la sua linea di bassi esclusiva disegnata da lui. Vediamo infatti i colori molto sgargianti, sono presenti tre serie, la standard, diciamo che è la sua, full size, mentre un'altra scala ridotta per bambini, e una nuova full size più economica, street price suggerito intorno ai 2,99, quindi molto interessante. Sul Traveler invece vediamo qui esposte le principali novità, l'Escape EG2 stile Fender possiamo dire, e invece la nuova EG1 Vintage Gold con humbucker e top gold come le vecchie Les Paul.